Allora, buongiorno. Buongiorno. Nella lezione precedente siamo arrivati a definire il fattore di capitalizzazione composta per un singolo pagamento, 1 più i elevato alla n, che indicheremo col simbolo f dato p virgola i virgola n. Bene, abbiamo detto che questo fattore, come gli altri che studieremo oggi, è tabellato e lo si trova nelle tavole finanziarie. È evidente che quando ci troveremo a fare dei calcoli di analisi finanziaria possiamo utilizzare in questo caso la formula, non c'è neanche bisogno di andare sulle tabelle, una formula semplice, la ricorderemo, 1 più i elevato alla n. Faremo tanti esercizi, vedrete che questa formula, come dire, ci verrà mnemonicamente facile, però in molti casi, come vedremo, è utile ricorrere alle tabelle, quindi iniziamo a utilizzarle. Queste tabelle, almeno quelle che ho io, sono del Chiesa e Fabrichi. Ciascuna tabella è relativa a un tasso di interesse I. Sulle righe delle tabelle poi è indicato n e le colonne delle tabelle sono relative ai diversi coefficienti. Buongiorno. Quindi se volessimo leggere ad esempio il coefficiente f dato p al 5% tripla 10, dobbiamo andare alla tabella del 5%, andiamoci per cortesia, entrare nella riga 10 e leggere il coefficiente per trovare f dato p che è nella prima colonna. Questo coefficiente quindi vale, quanto vale? Leggiamolo per cortesia, così impariamo a leggerle. 1,629, cioè 1 più il 5%, 0,05 elevato alla decima è uguale a 1,629. D'accordo? Ecco che leggendo questi coefficienti o facendo utilizzo della formula possiamo iniziare a rispondere a un primo semplicissimo quesito di analisi finanziaria. Prendo a prestito 1000 euro a un tasso di interesse del 5% per 10 anni, quanti soldi devo restituire alla fine del periodo considerato? Beh, la risposta è evidentemente F uguale P, 1000 euro, la somma che prendo a prestito, per il coefficiente F dato P al 5% per 10 anni che abbiamo appena letto ed è 1629. E quindi il risultato è, cioè il coefficiente che è 1,629 e quindi il risultato è 1629. Mi sembra semplice. Bene, facciamo un piccolo passo in avanti, possiamo invertire questa formula e ottenere P è uguale ad F uno più I alla meno N. Il coefficiente 1 più i alla meno n si chiama fattore di attualizzazione composta per un singolo pagamento, fattore di attualizzazione composto per un singolo pagamento e si utilizza, e si indica con il simbolo P dato F
virgola i, virgola n. Fattore di attualizzazione composta per un singolo pagamento. Utilizzando questo fattore possiamo rispondere a un'altra classe di semplici quesiti di analisi finanziaria. Ad esempio, tra 5 anni voglio acquistare, che so, un'automobile dal costo di 10.000 euro. Ho la possibilità di investire del denaro depositato oggi in banca a un tasso di interesse del 5%. Quanti soldi devo versare in banca e investire? D'accordo? La risposta è: tra 5 anni la mia somma futura F, ricordiamoci il diagramma di flussi di cassa, 0 n uguale 5 anni. Io voglio avere a disposizione per acquistare l'automobile tra 5 anni una cifra F pari a 10.000 euro, quindi tra 5 anni voglio avere un'entrata pari a 10.000 euro. Devo investire, quindi versare in banca, avrò un'uscita all'istante di tempo iniziale 0, una cifra P. Il tasso di interesse I di questo investimento, abbiamo detto, è il 5%. Voglio calcolare la cifra P. Evidentemente devo applicare quella formula e quindi P è uguale ad F, 10.000, per il coefficiente P dato F al 5% per 5 anni. Leggiamo questo coefficiente: 0,7835, facciamo i calcoli, 7.835 euro. Devo versare in banca oggi 7.835 euro, in modo tale che quando questi soldi mi saranno restituiti con gli interessi tra 5 anni, avrò i miei 10.000 euro per acquistare l'auto. Sono domande? Benissimo. Facciamo un altro passo in avanti. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo introdotto il fattore di capitalizzazione F dato P virgola I virgola N e il fattore di attualizzazione P dato F virgola I virgola N. Utilizzando questi due fattori abbiamo cominciato a risolvere dei semplici problemi di analisi finanziaria, in particolare adesso siamo in grado di passare da un flusso di cassa fatto in questo modo un'unica entrata o un'unica uscita, come abbiamo detto, i versi scelta la convenzione poi vanno di per sé, a un flusso di cassa fatto in questo modo. Un'unica entrata e un'unica uscita, la differenza è che questo flusso di cassa ha l'entrata o l'uscita localizzata all'istante di tempo iniziale, questo flusso di cassa ha l'entrata o l'uscita localizzata all'istante di tempo finale. Chiameremo un flusso di cassa fatto in questo modo flusso di cassa di tipo P. Chiameremo un flusso di cassa fatto in questo modo flusso di cassa di tipo F. È evidente che i nomi seguono la nomenclatura che abbiamo utilizzato sinora. Bene, questi sono i primi due flussi elementari che
abbiamo in qualche modo studiato. Adesso dobbiamo introdurre un terzo flusso di cassa elementare che chiameremo di tipo A, che per definizione è fatto in questo modo. È costituito da n importi di denaro di pari ammontare e pari verso, quindi o tutte entrate o tutte uscite, con il primo importo localizzato all'istante di tempo 1, l'ultimo importo localizzato all'istante di tempo n. E appunto l'importo, la somma di denaro del singolo importo sarà uguale proprio ad A. Quindi un flusso di cassa di tipo A è costituito per definizione da n entrate o n uscite, tutte di pari importo pari ad A, con la prima localizzata all'istante di tempo 1 e l'ennesima all'istante di tempo n. Diciamo una cosa, questa è una definizione, tutti i calcoli che svilupperemo da adesso in poi ovviamente saranno congruenti con la definizione data. Potremmo definire il flusso di tipo A nello stesso modo, però localizzando il primo importo all'istante di tempo 0, evidentemente l'ultimo in questo caso, essendo n, sarà localizzato all'istante di tempo n-1, cambierebbero le formule, però ovviamente riusciremo comunque a costruire la nostra teoria di analisi finanziaria. In qualche testo, per la verità, può esserci questa differenza. Noi abbiamo preferito questo tipo di convenzione. Perché introduciamo un flusso di cassa di questo tipo? Ancora una volta, noi, come abbiamo detto, diciamo solo cose molto pratiche, perché è un flusso di cassa che si trova spesso nei casi reali. Prendo a prestito del denaro, lo restituisco non in un'unica soluzione, come in questo caso, ma lo restituisco con n rate di importo uguale, ciascuna pari ad A. D'accordo? Prendo a prestito del denaro e restituisco questo denaro con n rate, tutte di pari importo, la prima dopo un periodo di tempo, pensate ad un anno per esempio, l'ultima dopo n periodi di tempo. Vedremo un po' più avanti che questo flusso di cassa è quello che corrisponde ad un mutuo, no? Quindi parola di utilizzo comune che ben conosciamo in qualche modo. Un mutuo funziona proprio in questo modo, ci ritorneremo, d'accordo? Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato le formule che permettono di passare da P ad F e da F a P, no? Tramite questi due coefficienti. Adesso studieremo le formule che permettono di passare da P ad A e viceversa, e le formule che permettono di passare da F ad A e viceversa. Con questi sei casi elementari saremo in grado, come vedremo, di risolvere tutti i problemi, pressoché tutti i problemi, anche molto complessi, di calcolo finanziario, riconducendoci a questi casi elementari. Chiaro? Bene. La prima formula che andiamo a ricavare è quella che permette di passare da A ad F, cioè vogliamo calcolare il coefficiente F dato A. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo passare da un flusso di cassa di questo tipo a un flusso di cassa di questo tipo. Vedremo nella prossima lezione, quando io mi sto, per così dire, forzando e sto usando una, lo
locuzione impropria, passare da un flusso di cassa ad un altro, la prossima lezione formalizzeremo il concetto di equivalenza economica e potremo correttamente dire, invece di passare da un flusso di cassa ad un altro, calcolare l'equivalente del flusso di cassa considerato di tipo F, di tipo P, di tipo A. Però non abbiamo ancora introdotto il concetto di equivalenza economica e quindi per il momento accontentiamoci di dire in maniera non corretta formalmente passare da un flusso di cassa ad un altro. Allora, prendiamo il flusso di cassa di tipo A. Il flusso di cassa di tipo A è fatto in questo modo: 0 A A, quindi puntini, disegniamo un arco qui, A meno 1, e poi disegniamo l'ultimo ad n. Allora, cosa facciamo? Scomponiamo questo flusso di cassa nella somma di n flussi di cassa elementari, ciascuno costituito da un unico A. Quindi questo flusso di cassa sarà uguale a questo flusso di cassa più questo flusso di cassa, 0, e 0, 2, più, puntini, puntini, più, n meno 1, a, n, 0, più, infine l'ultimo, abbiamo diviso semplicemente questo flusso di cassa nella somma di n flussi di cassa elementari, ciascuno costituito da un unico A. D'accordo? Per ciascuno di questi flussi di cassa elementari calcoliamo, passiamo al flusso di cassa corrispondente di tipo F, cioè costituito da un unico pagamento. In questo caso un'unica entrata localizzata alla fine del periodo considerato, cioè vogliamo passare da questo flusso di cassa al flusso di cassa di tipo F, da questo flusso di cassa al flusso di cassa di tipo F, da questo flusso di cassa al flusso di cassa di tipo F, da questo flusso di cassa al flusso di cassa di tipo F, nell'ultimo caso corrispondente con l'istante di tempo, locato nello stesso istante di tempo in cui si trova A. F. D'accordo? E poi sommiamo i risultati ottenuti e otterremo il nostro F complessivo. Facciamolo. F uguale iniziamo dal primo caso. Attenzione, non ci facciamo confondere dalla simbologia che abbiamo utilizzato. In questo caso, per passare da questo flusso di cassa, un'unica entrata che si trova all'istante di tempo 1, a questo flusso di cassa, l'entrata corrispondente all'istante di tempo n, ci stiamo di fatto ricondotti al caso precedente, no? Passare da un flusso di cassa costituito da un unico importo all'istante di tempo 0 al flusso di cassa costituito da un unico importo all'istante di tempo n, al di là dei simboli, qua l'abbiamo chiamato P, qui si chiama A perché ci stiamo riconducendo al caso precedente, ma questo sempre è un numero. Ovviamente dobbiamo fare una piccola operazione, dobbiamo fare una traslazione dell'istante di tempo iniziale portandolo avanti di 1. Quindi l'istante di tempo iniziale sarà questo qui, quindi questo diventa l'istante di tempo 0, lo scrivo in rosso, evidentemente questo diventa l'istante di tempo n meno 1. Avendo fatto questa traslazione temporale dell'origine
dell'asse dei tempi, ci siamo ricondotti esattamente a questo caso. E quindi per passare dal flusso di cassa costituito da un'unica entrata all'istante di tempo 0 al flusso di cassa costituito da un'unica entrata all'istante di tempo n-1, possiamo applicare il coefficiente f dato p. E quindi scriveremo f uguale il nostro importo all'istante di tempo 0, p, nella nostra simbologia, che in questo caso è uguale come numero, come importo numerico ad a. Quindi a che moltiplica? Quale coefficiente? Il coefficiente f dato p al tasso di interesse dato i per quanti periodi di tempo? n-1. Corretto. Più, andiamo adesso a questo flusso di cassa, stesso discorso, solo che l'istante di tempo traslavanti di due periodi di tempo, questo diventa 0 e questo diventa n-2, e quindi scriveremo più a che moltiplica il coefficiente f dato p virgola i virgola n-2, d'accordo? Più puntini, 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 che significa ovviamente rifacciamo lo stesso calcolo per tutto quello che c'è qui in mezzo, e arriviamo a questo, il penultimo, stesso discorso. Questo diventa 0 e questo diventa 1. E quindi più a per il coefficiente f dato p virgola i virgola 1. E infine c'è l'ultimo, evidente, qui c'è una sola traslazione da fare, questo diventa 0 ed è coincidente con l'istante di tempo iniziale e con quello finale. E quindi più a per il coefficiente f dato p virgola i virgola 0, inutile scriverlo perché è uguale a 1, no? Coefficiente f dato p virgola i virgola 0 non è altro che 1 più i elevato alla 0, cioè 1. D'accordo? Quindi più a che moltiplica 1, se ponete. Di fatto abbiamo terminato, perché qui possiamo mettere in evidenza a, e tutti questi coefficienti potremo svilupparli e avere il coefficiente che ci interessa. Beh, semplicemente è un po' antipatico avere questo coefficiente, difficile da ricordare, quindi facciamo qualche semplice operazione, qualche semplice passaggio algebrico. Moltiplichiamo entrambi, anzi, prima di fare questa operazione esplicitiamo questi coefficienti, così ci viene più semplice fare le operazioni di cui dopo. F uguale ad A, vi ricordo che il coefficiente F dato P non è altro che 1 più I elevato alla N, e quindi qua scriveremo 1 più i, l'esponente è n-1, più a, 1 più i, n-2, più a, 1 più i elevato alla 1, più a, abbiamo detto 1 più i elevato alla 0, no? Come dicevo, potremmo mettere in evidenza A e ottenere come coefficiente 1 più i alla n-1 più 1 più i alla n-2 e così via dicendo. Scriviamocelo in modo più comodo moltiplicando entrambi i membri di questa equazione per 1 più i. Operazione lecita, e quindi scriviamo F 1 più i uguale ad A. Moltiplichiamo entrambi i membri per 1 più i, significa semplicemente far aumentare gli esponenti di 1. 1 più i elevato alla n più a, 1 più i elevato alla n-1 più a, 1 più i elevato al quadrato, e qui diventa più a 1 più i elevato alla prima. Ho moltiplicato entrambi i membri dell'equazione per 1 più i.
Adesso sottraiamo membro a membro la seconda equazione dalla prima. La prima equazione dalla seconda. Sottraiamo membro a membro la prima equazione dalla seconda. Cioè facciamo la seconda meno la prima. Primo membro, F, che moltiplica 1 più I meno 1. Secondo membro, quando facciamo la sottrazione, vedete, questo meno questo si semplifica. Questo termine qua va via con questo termine qua. Questo termine qua andrà via con il primo di questi termini che non è segnato. Questo termine qua andrà via con l'ultimo di questi termini che non è segnato. Questo termine qua andrà via con questo termine qua. E quindi rimangono solo due termini, il primo e l'ultimo. Il primo col segno positivo, l'ultimo col segno negativo. E quindi possiamo scrivere A 1 più I elevato alla n meno A. Qui possiamo semplificare 1 e meno 1 e qui possiamo mettere in evidenza A uguale ad A. 1 più I elevato alla n meno 1. Abbiamo terminato, possiamo dividere tutto per I e quindi ottenere finalmente F uguale a 1 più I alla n meno 1 diviso I. Abbiamo ottenuto finalmente il coefficiente che cercavamo. Questo coefficiente, 1 più I elevato alla n meno 1 diviso I, è il coefficiente che indichiamo col simbolo F dato A virgola I virgola n, e si chiama il fattore di capitalizzazione composta per una serie di pagamenti uguali. Il fattore di capitalizzazione composta per una serie di pagamenti uguali. Il coefficiente, appunto, lo scrivo qui. 1 su I elevato alla n meno 1 diviso I. Fattore di capitalizzazione composta per una serie di pagamenti uguali. Un esempio di un semplice problema di analisi finanziaria che possiamo risolvere utilizzando solo questo coefficiente. Lo stesso caso di prima: tra 5 anni voglio acquistare l'auto, anzi no, quello è il caso opposto. Ora, vado in pensione tra 20 anni, d'accordo? Voglio disporre di una piccola cifra di denaro nel momento in cui vado in pensione per acquistare una casa o quello che sia, d'accordo? Posso risparmiare per i prossimi 20 anni 10.000 euro all'anno e li posso mettere in un piano di investimenti. Pensate alla banca, insomma, anche se adesso è difficile che la banca dia degli interessi elevati, comunque diciamo, li posso investire in un piano di investimenti che mi assicura per i prossimi 20 anni un interesse del 5% su tutte le somme versate. Quanti soldi potrò ritirare tra 20 anni, nel momento in cui andrò in pensione, dal mio piano di investimenti? Pensate alla mia banca, d'accordo? Quindi investirò per i prossimi 20 anni, abbiamo detto, 10.000 euro all'anno. L'obiettivo è, tra 20 anni, quando vado in pensione, avere una cifra di denaro per acquistare una casa o quello che sia. La banca, la società di investimenti, mi assicura una redditività sulle somme investite del 5% all'anno. Di quanti soldi disporrò tra 20 anni per acquistare la mia casa? Beh, la risposta è
conosco il flusso di cassa di tipo A, che in questo caso è questo, cancello tutte queste formule, tanto non ci servono più. Conosco il flusso di cassa di tipo A, che è questo, 0,20. Ogni anno investo, cioè ho un'uscita verso sul conto corrente bancario, sulla società di investimento, 10.000. 1, 2, puntini, 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 10.000. E ritiro tra 20 anni la somma con gli interessi maturati. Voglio sapere quant'è la somma che potrò ritirare tra 20 anni. La risposta è F uguale, devo passare dal flusso di cassa di tipo A, quello in bianco, al flusso di cassa di tipo F, quello in rosso. Quindi la risposta è F uguale A, per il coefficiente F dato A, al mio tasso di interesse che abbiamo detto essere il 5% per 20 anni, 20 periodi di tempo. E quindi uguale 10.000, leggo il coefficiente dalle tabelle, coefficiente F dato A, quant'è? 33,066. D'accordo? E quindi disporrò di 330.660 euro. A fronte di quanti soldi ho versato? 200.000. 10.000 per 20 anni. Quindi 10.000 per 20, 200.000. Ho versato 200.000, ritiro 330.660 euro. Evidentemente la differenza, 130.660 euro, sono gli interessi che si sono accumulati sul mio piano di investimento. Domande? Dubbi? Bene, possiamo invertire la formula di prima. Vi ricordo era, avevamo scritto, lo scriviamo qui, F uguale ad A 1 più I elevato alla N meno 1 diviso I. Possiamo invertire questa formula e ottenere A uguale ad F che moltiplica I 1 più I elevato alla N meno 1. Questo coefficiente, il coefficiente I 1 più I elevato alla N meno 1, lo indichiamo col simbolo. A dato F, virgola I, virgola N, e si chiama fattore delle rate di ammortamento, fattore delle rate di ammortamento per una serie di pagamenti uguali, fattore delle rate di ammortamento per una serie di pagamenti uguali, il coefficiente, questo qui, I diviso 1 più I elevato alla N, fattore delle rate di ammortamento per una serie di pagamenti uguali. Esempio, beh, l'inverso dell'esempio precedente, quello della macchina. Tra 5 anni voglio acquistare una macchina che costa 10.000 euro, questa volta però invece di investire nel mio piano di investimento una cifra unica all'istante di tempo zero, non la dispongo,
voglio investire a partire dalla fine del primo anno, anno per anno, una cifra costante. D'accordo? Quant'è la cifra costante che devo versare anno per anno nel mio piano di investimento per avere a disposizione 10.000 euro tra 5 anni? D'accordo? Lo ripeto, voglio acquistare un'auto tra 5 anni dal valore di 10.000 euro. Per fare questo investo ogni anno, alla fine di ogni anno, una cifra costante di importo incognito A. Il piano di investimento, la banca mi riconosce un tasso di interesse sulle cifre versate del 5%. Quant'è la cifra A? Bene, questa volta quello che è noto è i 10.000 euro, cioè il flusso di tipo F. Quello che invece è incognito e devo calcolare sono le 5 rate, io di tempo questa volta è pari a 5 anni, di importo costante pari ad A. La formula da applicare è A uguale F per il coefficiente. Quale coefficiente? No, non mi dite il numero, ditemi la descrizione del coefficiente. F dato A dato F, a che tasso di interesse? 5%, per quanti periodi di tempo? 5 anni. Quindi F per il coefficiente A dato F, 5,5. E quindi il mio F che è 10.000 per il coefficiente che è uguale a 0,1810. D'accordo? Cioè devo versare 1810 euro all'anno per i prossimi 5 anni. Domande? Chiaro per tutti? Dubbi? Bene. Allora, abbiamo ottenuto i coefficienti F dato P, P dato F, F dato A, A dato F. Per concludere, mancano i due coefficienti che permettono di passare da A a B e viceversa. Beh, ma avendo ottenuto questi coefficienti, F dato P, P dato F, F dato A, A dato F, possiamo combinarli tra loro e ottenere i coefficienti che mancavano. Ad esempio, nella prima formula F uguale ad A 1 più elevato alla N meno 1 diviso I, possiamo sostituire ad F il coefficiente che abbiamo ricavato. Abbiamo detto che F è uguale a P 1 più I elevato alla meno N. No? Abbiamo visto poc'anzi. E quindi combinando questo con questo possiamo ottenere che P è uguale ad A che moltiplica, no, chiedo scusa, ho detto imprecisione, è F uguale P per 1 più I elevato alla N, non elevato alla meno N. F uguale P 1 più I elevato alla N, d'accordo? Abbiamo visto prima, ricordiamocelo, F uguale P 1 più I elevato alla N. E quindi combinando questo coefficiente, questo è il primo membro con l'ultimo membro, ecco che possiamo ottenere P uguale ad A 1 più I elevato alla N meno 1 diviso I 1 più I elevato alla n. Ora sì, questo coefficiente 1 più i elevato alla n meno 1 diviso i 1 più i elevato alla n lo indicheremo con il simbolo p dato a virgola i virgola n.
e si chiama fattore di attualizzazione per una serie di pagamenti uguali. Fattore di attualizzazione per una serie di pagamenti uguali. Allora, facciamo un piccolo esempio anche in questo caso, poi ci ritorneremo quando parleremo di mutui, però insomma adesso, anche se in maniera non formalizzata, possiamo fare questo tipo di esempio. Devo comprare casa e non ho soldi e me li faccio prestare da una banca. Vedremo poi formalmente che questo significherà accendere un mutuo, d'accordo? Per restituire il mio prestito so che potrò pagare per i prossimi 20 anni una cifra di 10.000 euro all'anno, cioè potrò restituire alla banca 10.000 euro all'anno, d'accordo? La banca mi applica un tasso di interesse sul prestito che mi ha concesso del 5%. Quanti soldi mi presta la banca? Cioè quale sarà il valore del mio mutuo? Chiaro il concetto? Devo comprare casa, mi faccio prestare i soldi dalla banca oggi, a distanza di tempo attuale, e li restituirò in virtù di un ammontare costante all'anno di 10.000 euro per i prossimi 20 anni. La banca mi riconosce un tasso di interesse, mi applica, in questo caso non mi riconosce, mi applica un tasso di interesse sui soldi che mi ha prestato del 5%. Calcoliamo quant'è la cifra di denaro che la banca mi presterà. Questa volta i due flussi sono un flusso di tipo A, i soldi che io restituisco alla banca, 0, abbiamo detto 20 anni, 20, alla fine del primo anno io restituisco e quindi avrò un'uscita pari a 10.000. Alla fine del secondo anno avrò un'altra uscita pari a 10.000, puntini, 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 alla fine dei 20 anni avrò un'uscita pari a 10.000. E questo è il flusso di cassa che conosco, il flusso di cassa di tipo A. Lo devo trasformare, se vogliamo, devo passare al flusso di cassa incognito di tipo B. Un'unica entrata all'istante di tipo 0, i soldi che la banca mi presta all'istante di tempo. Quindi devo passare dal flusso noto bianco al flusso incognito rosso. La formula da applicare sarà P uguale ad A per quale coefficiente? P dato A, quale tasso di interesse? 5%. Per quanti periodi di tempo? In questo caso per quanti anni? 20. Mettiamoci i numeri. Chi è il mio A incognito? 10.000. Qual è il coefficiente P dato A, 5,20? 12,46,22. Cioè la banca mi presta 124.622. Chiaro? Quanti soldi restituisco alla banca? 200.000. 10.000 euro per 20 anni. La banca mi presta 124.000 euro e io restituisco alla banca 200.000 euro. Il complemento, la differenza, quindi 75.000 e rotti, sono gli interessi che io sto pagando alla banca. Chiaro? Bene. E infine, ultimo coefficiente, invertiamo questo coefficiente e otteniamo A uguale a P, I, 1 più I elevato alla N, diviso 1 più I
alla n meno 1, questo coefficiente lo indicheremo l'ultimo con il simbolo A dato P virgola I virgola N, e si chiama fattore di recupero del capitale, fattore di recupero del capitale di una serie di pagamenti uguali, fattore di recupero del capitale di una serie di pagamenti uguali. Esempio numerico, beh, l'esempio inverso di prima. Questa volta conosco il prezzo della casa, voglio comprare una casa che costa 200.000 euro, d'accordo? Accendo un mutuo, mi faccio prestare i soldi dalla banca, mi metto d'accordo con la banca per restituire il prestito che la banca mi ha fatto in 20 rate costanti, di pari importo appunto costanti. Ogni rata scade alla fine dell'anno, per i prossimi dell'anno. La banca mi applica un tasso di interesse del 5%. Qual è il valore della rata? Cioè quanti soldi devo versare ogni anno alla banca? D'accordo? Benissimo. Invertiamo l'esempio di prima, cioè questa volta il flusso in bianco è incognito, e l'importo da calcolare lo chiamo A, mentre invece il flusso in rosso è quello dopo, e sono il valore del mutuo, 200.000 euro. Dopodiché scriverò A uguale B, per il coefficiente abbiamo imparato ormai A dato B, al tasso di interesse del 5% per 20 anni. Leggiamo questo coefficiente, A dato P 5,20, un attimo solo, chiedo scusa, 200.000, che è il valore di P, per 0,803. Sì. 0,0803. Siamo sicuri? Sì, ok, e quindi otteniamo 6, 0, 16, è corretto, sì. Quindi 16.060. Dobbiamo versare alla banca 16.000 euro, 16.060 euro per i prossimi 20 anni, d'accordo? Cioè stiamo versando alla banca circa un po' più di 320.000 euro. 200.000 saranno per restituire il prestito che ci è stato fatto, i restanti 120.000 erotti saranno gli interessi. Domande? Allora, abbiamo imparato ad usare tutti questi coefficienti, vedremo tra qualche lezione, anzi nella prossima lezione per essere precisi, come poter utilizzare questi coefficienti per risolvere di fatto tutti i casi di calcoli di analisi finanziaria, anche quelli molto complessi. Prima però dobbiamo fare un altro passo. Fino adesso abbiamo dato per implicito che il periodo di tempo elementare fosse l'anno. Abbiamo detto la volta scorsa, il periodo di tempo elementare deve essere congruente col tasso di interesse. Quindi dato per scontato, per implicito che il periodo elementare fosse l'anno, abbiamo dato per scontato che il tasso di interesse, infatti io non l'ho mai detto negli esempi di oggi, fosse un tasso di interesse annuale. Io ho sempre detto tasso di interesse del 5%, ho dato per scontato
che il tasso di interesse fosse un 5% annuo o un 5% annuale. In realtà è proprio così, quando non si specifica nulla si dà per scontato che il tasso di interesse è annuale. In realtà non esiste solo il tasso di interesse annuale, ma il tasso di interesse può anche essere relativo ad un periodo che si chiama di composizione, diverso all'anno. Può essere relativo al mese, tasso di interesse mensile, al trimestre, tasso di interesse trimestrale e così via dicendo. Subito dopo la pausa, allora, impareremo a gestire questa circostanza, cioè a passare da un tasso di interesse di un periodo di composizione diverso dall'anno al corrispondente tasso di interesse annuale. Va bene, fermiamoci pure.